inizialmente non sapevo se chiamare il libro e il personaggio Kerouac o Chatwin. Ha vinto Chatwin perché contiene la parola gatto in francese. Lo spunto iniziale era un po' un'ossessione per quei volantini che si trovano per strada dei gatti scomparsi. E a un certo punto ho pensato che vita fanno questi gatti smarriti, e quindi sono immaginato un gatto che, sbirciando tra i libri che trova in casa, scopre che c'è un mondo esterno da esperire che è molto diverso dalla casa dove ha vissuto un po' nella bambagia. Pensando al tema di quest'anno del Becoming Human, ho un po' pensato a come potesse integrarsi con la storia di Chatwin. È una storia in cui a volte gli animali sono più umani degli umani e ogni tanto compaiono dei personaggi che fanno un po' da tramite, da spartiacque tra il mondo dei gatti e il mondo degli umani. Mi sembrava una felice reinterpretazione di questo tema.